procura di conformarti sempre ed in tutto alla volontà di Dio in ogni evento e non temere. Questa conformità è la via sicura per arrivare al cielo. Pace e bene, fratelli e sorelle. E vorrei oggi iniziare un pochino a parlarvi dell'importanza del rosario nella vita di Padre Pio, perché abbiamo accennato al rosario, eccetera, eccetera. E circa l'aiuto che può dare la recita del rosario nelle difficoltà spirituali, possiamo rifarci a quanto il Padre ha insegnato ai suoi figli spirituali. Il rosario, dice San Pio, è difesa dalle insidie del maligno. È una difesa, è un'arma, lui l'ha definita un'arma, l'ha chiamata arma. Padre Pio disse a Paolo Comparato al termine di una confessione, figlio spirituale: stiamo attenti, teniamo sempre l'arma in mano e vigiliamo, perché il nemico non dorme. Fuggiamo anche l'ombra del peccato. Lo immaginate? E come vi dicevo l'altro giorno, o sparate voi o spara lui. Cioè, o sparo io con le Ave Marie contando i grani del rosario, o spara lui con metterci in testa fantasie, tentazioni, eccetera, eccetera. Vedete cosa, i consigli che dava Padre Pio? Il rosario ci ridona la certezza nel campo dello spirito. Padre Pio, dopo aver ascoltato anche la confessione di Padre Pellegrino circa la penitenza da imporgli, così gli disse: sentite, questo è sempre nel libro di Padre Marcellino, vorrei mandarti nell'orto a cantare ad altissima voce un rosario di 15 poste. E poi ti vorrei imporre di ricominciare da capo in un altro tono e poi in un altro tono ancora, fino ad esaurire tutte le tue tonalità percepibili dall'orecchio umano. Dopo una considerazione, il padre aggiunse: va e fa la penitenza. Non gridare però, altrimenti spaventi gli uccellini. Sei fortunato, stasera la Madonna ti accompagnerà certamente nel canto del rosario per riportarti sulla via della verità. Questi sono degli insegnamenti che dava Padre Pio per far capire a Padre Pellegrino quanto era importante la recita del Santo Rosario. Io conosco un figlio spirituale che sta nella mia isola, della terra di Sardegna, che come penitenza gli diede 30 rosari. Quello stava impazzendo, poi va a chiedere ad un altro frate, dice: ma come faccio io a dire 30 rosari? E quel frate gli dirà: senti, questa è una pedagogia di Padre Pio, inizia a dire il rosario oggi, e questo per farti iniziare, e non tralascerai mai il rosario. Difatti, questo signore che oggi è anziano, che frequenta il nostro convento della Sardegna, ecco, lui tutti i giorni recita, non uno, ma tutti i rosari che può recitare. Vedete, da 30 che gli ha dato Padre Pio, ha iniziato uno, poi due, poi tre, poi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. E così farà con Padre Pellegrino. Addirittura Padre Pio va, fa la penitenza. Non gridare però, altrimenti spaventi gli uccellini. Vedete com'è anche scherzoso Padre Pio per fargli capire: recita il rosario e recitalo bene. Pace e bene.